La Valle Bognanco, con tutte le sue frazioni, ha in quasi ogni frazione un lavatoio. Le frazioni più importanti, come può essere Graniga, San Lorenzo, Cinasco, Pizzanco, sono dei monumenti, no? Hanno dei lavatoi in pietra coperti con il tetto, le coperture in pietra. Arrivano dall'unico posto dove abbiamo noi delle lastre importanti qui in valle, che è su dalle parti dell'Alpe Paioni, dove appunto scaricavano qui a valle tutte le lastre per coprire le case, ma anche quelle più importanti per fare le vasche, per fare i pozzi, le fontane. Il lavatoio che c'è qui a Graniga si trova verso nord-est, si trova dove arrivava l'acqua, perché oggi vediamo un rubinetto che scorre acqua e scende acqua, ma una volta c'era un rigagnolo che arrivava perché avevano scavato tutta una rongia per portare l'acqua. In questa volta non c'era acqua nell'abitazione, no? Quindi la gente veniva qui, ma veniva anche per bere, veniva per prendere l'acqua da portare a casa, veniva con le bestie per farle bere. Quindi era proprio una ricchezza, no, del paese. Quasi tutte le vasche, quasi tutte le testimonianze dei lavatoi, delle fontane che abbiamo in giro, sono tutte vasche, sono tutti a più settori, no? Quindi il primo settore dove entrava l'acqua pulita, quella era sacro, era intoccabile, nessuno poteva sporcarla, però c'erano ancora due o tre vasche di decantazione a scendere, e quindi lì si poteva sporcare temporaneamente l'acqua per lavarle. Io ricordo che qui usavano le donne anche la cenere per rendere il tessuto bello, bello bianco e morbido, quindi cioè non erano certo altri prodotti che potevano inquinare l'acqua. Però è la tecnica della sedimentazione, quindi l'acqua si sporcava, poi usciva e rimaneva di nuovo pulita e andava avanti così. La curiosità è che queste fontane dall'alto scaricavano l'acqua, la attraversava e poi l'acqua proseguiva verso il basso, no? Quindi le frazioni più basse, dove anche lì erano abitate, utilizzavano la stessa acqua perché non c'era inquinamento, non si usavano prodotti chimici o detersivi per sporcare l'acqua, no? L'acqua veniva sporcata, però noi da bambini dicevamo che quando l'acqua faceva tre salti nel terreno era di nuovo bevibile, no? Perché in effetti non. E quindi a scendere l'acqua entrava in un'altra fontana e poi dava ancora fino giù ad arrivare nel torrente Bogna, il torrente più grande che porta l'acqua al mare. Sì.